L'implantologia computer guidata è una modernissima tecnica di implantologia che consente principalmente di avere tre vantaggi: la rapidità dell'intervento, la sua mini-invasività e la possibilità di inserire impianti anche in persone con pochissimo osso e di scarsa qualità, quindi di evitare gli innesti d'osso. Come viene eseguita la procedura di implantologia computer guidata? Oggi abbiamo la possibilità di acquisire i modelli virtuali delle ossa mascellari e mandibolari dei pazienti attraverso la radiografia 3D. Il primo modello che otteniamo è proprio un modello virtuale delle ossa mascellari e mandibolari, compresi i denti se ci sono del paziente. A questo punto rileviamo un'impronta ottica con uno scanner intraorale che permette di acquisire quelli che sono i tessuti mogli, essenzialmente le gengive del paziente. A questo punto il modello virtuale della bocca del paziente è completo. Attraverso un software di progettazione implantare posso inserire gli impianti nella posizione più consona al caso clinico e richiedere una creazione prima virtuale e poi reale di una dima chirurgica. La dima chirurgica è un supporto che durante l'intervento mi consente di inserire gli impianti nella maniera più precisa possibile, nel punto esatto che avevo studiato, per ottenere una protesi confortevole che non abbia spessori eccessivi, che sia esteticamente gradevole.